vorrei sapere come è nata l'etichetta discografica. Tanta roba è nata, io e Dani ci siamo conosciuti dopo Penisola che non c'è, è diventato il mio tour manager e io avevo alcune proposte e alcune etichette discografiche. In realtà abbiamo deciso, al posto di firmare con grandi multinazionali che tendono sempre di più a scavallarti i soldi, a non darti un cazzo e a buttarti in televisione quando in realtà non serve a niente, abbiamo deciso di crearci una cosa nostra e di fare una specie di rivoluzione discografica in Italia, perché è una cosa che nessuno ha fatto, poi l'hanno fatta anche altri, però i primi siamo stati noi. E cazzo, applausi, mi piace un applauso. Niente, è una cosa nata molto molto spontanea, cioè ci siamo visti io, Guè Arsh, mi hanno detto facciamo questa etichetta con la collaborazione del produttore degli Articolo 31 che è Franco Godi e niente, la roba è così. Bello questo applauso di Franco Godi, che è un'eccellenza della musica. Sì, voi non lo conoscerete, però l'hanno applaudito. Che faceva le sigle del Carosello, della Barilla, è un musicista della Madonna. Mito, un grande mito, personaggio. Mito di vecchio. Poi è anche bello, insomma, che il rap...